Eccoci in diretta anche oggi con la nuova promo della settimana. Vi abbiamo anticipato via mail che la promo di questa settimana sarà una promozione sui prodotti immunostimolanti. Abbiamo aperto anche un box domande su Instagram dicendo avete qualche domanda da farci? Così oggi vi rispondiamo direttamente nel video. E effettivamente la prima domanda è stata: cosa sono gli immunostimolanti? Gli immunostimolanti sono tutte quelle categorie di piante, vitamine, ingredienti, integratori che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario per aiutarci soprattutto ad affrontare i malanni invernali, le influenze, i raffreddori, i virus, i batteri. Ci sono principalmente due gruppi di piante con cui possiamo lavorare, gli immunostimolanti e gli immunomodulanti. Gli immunostimolanti sono quelli che aiutano proprio il nostro sistema immunitario a rispondere in modo più pronto, più veloce, quando abbiamo in circolo, quando entriamo in contatto con virus, batteri e corpi estranei. Quindi ci aiutano, sono quelle sostanze, quelle piante che ci aiutano a prevenire il raffreddore, l'influenza, i malanni di stagione, insomma. Vi proponiamo questa promozione questa settimana perché danno ancora un freddo proprio glaciale per tutta la settimana. E soprattutto ci siamo accorti che quest'anno si sono abbassate un pochino le difese, nel senso che negli anni precedenti un po' il Covid, un po' i bambini sono stati un pochino più a casa, siamo stati un po' più attenti. In questi anni invece, quest'ultimo autunno-inverno, chi è bambini piccoli lo sa, la macchinetta d'aerosol fissa in sala sul divano, e abbiamo diminuito un pochino i prodotti proprio come difesa. Ma visto che prevenire è meglio che curare, e visto che i prodotti ci sono e funzionano bene, oggi vi faccio vedere quelli che piacciono a me, quelli che do anche ai miei bambini che bevono proprio volentieri e che aiutano proprio ad alzare le difese immunitarie e a prevenire, quindi a evitare che prendano tosse, raffreddore, influenza, o nel momento in cui hanno tosse, raffreddore, influenza, ne accelerano la guarigione. Quindi i due prodotti che lavorano come immunostimolanti sono proprio l'immulene, la pianta principe di queste composizioni, sciroppo o capsule per gli adulti, quindi sciroppo per i bambini oppure capsule per i grandi, è l'echinacea, che è una pianta che lavora proprio come prevenzione di tutte quelle malattie del tratto proprio respiratorio, quindi naso, gola, orecchie. Sotto forma di sciroppo è buonissima perché ha proprio un gusto di ciliegia, e anzi, di solito si utilizza 20 giorni, si fanno 10 giorni di pausa, e i miei figli durante la pausa mi dicono perché? Perché non ce lo dai? Perché se fosse per loro lo prenderebbero sempre. Lo stesso metodo di utilizzo funziona anche per le capsule per gli adulti. Negli adulti abbiamo insieme all'echinacea anche i fermenti lattici che aiutano sempre come aiuto, proprio sono una prevenzione anche a livello stomaco-intestino, quindi come prevenzione proprio anche a livello gastrointestinale. Insieme all'echinacea è stata aggiunta una pianta tutta mediterranea, il cisso, che ha un effetto proprio anche come antivirale, quindi per quello si può utilizzare anche nel momento in cui abbiamo bisogno di un effetto un po' urto. Quindi se un'influenza normale ci dura una settimana, andiamo magari ad aiutare un pochino a sostenere un po' le difese immunitarie in modo da far guarire più velocemente sia i bambini sia gli adulti nel momento in cui questa influenza già l'abbiamo presa. La promozione prevede, con l'acquisto di due prodotti della linea immunostimolante, un terzo prodotto al 50%. Quindi qualcuno ha già approfittato prendendo gli sciroppi, nel senso che magari se avete più figli, uno dice una bottiglietta mi dura circa un mese, faccio già la scorta così sono a posto per tutti i figli. Piuttosto che qualcuno ha preso una confezione adulti, una confezione bambini. E all'interno del pacchetto vi abbiamo offerto proprio la possibilità di scegliere dei prodotti anche proprio per l'inverno, anche nel momento in cui appunto questa tosse, questo raffreddore c'è già. Prima vi parlavo della differenza tra immunostimolanti e immunomodulanti. Gli immunomodulanti invece sono tutte quelle sostanze che vanno ad aiutare il sistema immunitario a rispondere prontamente nel momento in cui ci troviamo a contatto con un virus, una sostanza estranea. Ma tengono a bada il nostro sistema immunitario nel momento in cui questo già risponde in modo anomalo. Per esempio, conosciamo benissimo tutte le persone che hanno magari allergia a qualche cibo, a qualche polline, ai peli degli animali, agli acari. In quel caso, il sistema immunitario risponde già in modo troppo, troppo veloce e troppo importante a determinati stimoli che invece il nostro corpo dovrebbe imparare a tollerare un po' di più. Una delle piante principe invece come immunostimolanti la troviamo in abbinata all'echinacea ed è l'astragalo.
Quindi uno sciroppo, sempre anche qui per i bambini, cambia il gusto, rimane un pochino più delicato. Insieme alle piante come muro stimolante c'è anche l'astragalo, quindi per tutti quei bambini che magari hanno qualche allergia, magari alimentare o abbiamo insomma familiarità con le allergie, allora è meglio andare a scegliere qualche prodotto che lavora a livello modulante, quindi non andare a stimolare troppo il sistema immunitario, ma a modularlo, cioè a fargli dare la giusta risposta. Quindi astragalo, ribes, che è la pianta d'eccellenza anche per le allergie stagionali, quindi alle allergie ai pollini, le allergie appunto agli acari, ai peli dei cani, dei gatti, le allergie anche alimentari, quindi il ribes. All'interno di questo sciroppo troviamo anche il sambuco, che è un febbrifugo naturale, quindi in caso di febbre si può dare, e la vitamina D, che anche questa lavora sempre come aiuto a livello difese immunitarie. Quindi chi ha voluto, magari i bambini che si stancano un po' facilmente, vuole cambiare un po' gusto di sciroppo, volendo la combo si può fare i due pezzi adulti bambini e il terzo pezzo scegliere lo sciroppo della linea Algem, anche proprio per cambiare un po' le piante, cambiare le difese immunitarie. In alternativa, sempre con la linea Emulene, qualcuno mi chiede i fermenti lattici, visto che nella formula bambini non c'è, i fermenti lattici potete averli con il 50% di sconto in abbinamento a due prodotti per le difese immunitarie, in modo da fare 20 giorni con lo sciroppo a base di echinacea e i 10 giorni in cui ci dovrebbe essere la pausa delle Emulene, inseriamo i fermenti in modo da prevenire, malanni e fastidi gastrointestinali. Se invece Adesso vi faccio vedere tutte le alternative che possiamo combinare. Se invece l'influenza l'avete già presa o comunque avete preso un antibiotico di recente, un po' di stanchezza, vedete i propri figli che sono un po' giù, si possono abbinare le vitamine del gruppo B o sotto forma di fialetto oppure c'è anche la sotto forma di bottiglietta, il Reinforce B, che è anche quello ideale per i bambini e si può abbinare proprio nel momento di pausa con l'imulene. Quindi sciroppo per le difese immunitarie, di solito il consiglio è io lo prendo la mattina, preparo tutte le bottigliette, faccio tutti i misurini e lo preparo per tutti così usciamo già belli pronti. La dose cambia, sono 5 ml circa la mattina per i bambini, poi in base all'età io di solito vi chiedo il peso e vi segno, vi aiuto a trovare la dose giusta. Nel caso potete inserire nei 10 giorni di pausa anche le vitamine del gruppo B che aiutano proprio come rigeneranti, come ricostituenti, come energizzanti, se magari avete figli che soffrono un po' di inappetenza, un po' di stanchezza, volendo come aiuto proprio nella pausa, anche questi possono essere un'ottima alternativa. Sono anche buoni di gusto perché questi sono di miele, quindi piacciono sempre a tutti. Oppure se siete già raffreddati, avete già preso tosse, raffreddore, vitamina C, vitamina D e sambuco. Quindi il sambuco, come dicevamo prima, è ottimo e ideale anche proprio nel momento in cui c'è già purtroppo la febbre, perché aiuta ad alternare ai farmaci classici, ad alternare all'antibiotico, se vi è stato consigliato dal pediatra l'antibiotico, proprio per aiutare a sostenere le difese immunitarie. Vitamina C e vitamina D, anche questo è un prodotto che si può prendere in bustina nei 10 giorni di pausa per le difese immunitarie, oppure da utilizzare proprio al momento del bisogno. Quindi la promozione di questa settimana, ve la ricordo di nuovo, con due prodotti della linea Imulene difese immunitarie, potete scegliere due sciroppi, due capsule oppure uno sciroppo, una capsula, avete il 50% di sconto su un terzo prodotto sempre della linea inverno. Quindi oggi ve ne ho mostrato qualcuno, ho risposto a un po' di domande che mi avevate mandato, quali piante contiene, come si prende, che gusto ha. Se avete altre domande scrivetemi pure su WhatsApp che vi rispondo. Il numero ve lo ricordo, è sempre 388 88 45 700. Quindi qualsiasi altra domanda scrivetemi, qualsiasi altra informazione, vi dico i prezzi perché sennò poi so che mi scrivete tanti, mi dite quanto costa. 18 euro lo sciroppo per i bambini e dura in base alla quantità che gli date, quindi se avete i bambini proprio piccolini 3-4 anni in realtà vi dura anche 2 mesi. Se invece sono l'età dei miei, quindi elementari medie, una bottiglietta vi dura giusto giusto il ciclo di 20 giorni. Quindi fate 10 ml la mattina, dura proprio 20 giorni e poi fate 10 giorni di sospensione. Costa 18 anche la confezione da un ciclo per gli adulti, quindi quella da 20 capsule, se no per gli adulti fanno anche la versione maxi, quindi se volete prendere mamma, papà, nonni da distribuirla a tutta la famiglia, c'è la confezione da 3 mesi, quindi 3 cicli, che costa 40 euro.
Se qualsiasi altra informazione, appunto, scrivetemi, non preoccupatevi, rispondo su WhatsApp e ci vediamo in negozio e ci vediamo mercoledì con il prossimo video. Buona giornata, grazie, ciao!